Ben ritrovati, inizio la nuova serie di recensioni parlandovi di un romanzo di uno scrittore irlandese. Lo scrittore in questione è David Park, scrittore appunto irlandese, autore di svariati romanzi, che arriva in Italia per i tipi bollati Boringhieri con il romanzo Nella Tormenta. Sono 176 173 pagine, scusate, per un prezzo di copertina di 16,50 euro, però l'ho trovato in formato elettronico a 1,99 euro. Quindi, se avete la possibilità di leggerlo in formato elettronico, ve lo consiglio anche perché il risparmio non è da poco. Veniamo alla storia. Siamo nei giorni che precedono le festività natalizie. E la famiglia di Tom, il protagonista di questa vicenda, vive in Irlanda. Lui vive appunto con la moglie, la figlia Lily, una bambina che ha la passione di fare indovinelli al padre, e un figlio, Luke, che però in quel momento si trova in Inghilterra perché sta seguendo dei corsi universitari. Purtroppo Luke non riesce ad arrivare in tempo per le feste di Natale, per meglio dire, telefona dicendo che gli sarà impossibile arrivare perché ha letto febbricitante ed è assolutamente da solo perché i suoi compagni di alloggio sono tutti tornati in famiglia. Ecco che la moglie insiste affinché Tom, il marito, vada a recuperare questo figlio perché non sarebbe Natale senza tutta la famiglia attorno al tavolo. E malgrado le problematiche meteorologiche, visto che sull'Inghilterra si sta abbattendo una forte tormenta di neve in Irlanda, scusate, e in Inghilterra le cose non vanno meglio, Tom si mette alla guida della sua auto, arriva fino al porto, si imbarca sul traghetto e poi, arrivato sulle coste inglesi, inizia questo viaggio in mezzo alla campagna per andare a recuperare questo figlio. Fin qui non sarebbe niente di che. È un viaggio lungo, noioso, monotono, scandito soltanto dal rumore e dai tergicristalli che cercano di tenere il parabrezza pulito. E con la voce impersonale del navigatore. Ma così non è, perché Tom ha un compagno di viaggio, estremamente, come posso dire, particolare. Il compagno di viaggio è l'altro figlio di Tom, ossia Daniel. Daniel però non c'è più. Daniel è un ragazzo che è morto. È morto perché la famiglia non ha saputo forse amarlo come doveva, o forse perché era destino che questo ragazzo si perdesse. Questa è la rabbia che si porta dentro Tom. Questo confronto continuo con questa presenza di questo figlio, che è una specie di fantasma che gli punta il dito contro, lo accusa, mi hai lasciato, mi hai abbandonato. Ebbene, sarà a questo viaggio, appunto intriso di silenzi, di pericoli, perché ci sono lastroni ghiacciati che rischiano di mandare fuori strada Tom e la sua auto, questo continuo essere ossessionato da telefonate e del figlio Luke febbricitante che aspetta che arrivi il padre a prenderlo, e della moglie che continua a dire ma quanto manca, ma quanto manca, la ragazzina che per mio personalissimo giudizio è anche un po' rompipalle, perché con questo padre che sta affrontando un viaggio carico di pericoli, sta lì a fargli perdere tempo con questi giochini di parole al telefono. Soprattutto è un viaggio interiore, è la ricerca nel fondo della propria anima di Tom, di trovare una spiegazione che dia pace, che riesca a farlo ritornare a vivere con quel che resta della sua famiglia, quindi con la moglie e i due figli che sono sopravvissuti, in una maniera più armoniosa, perché la presenza di Daniel e la presenza di questo dolore mai sopito, perché la perdita di un figlio è un dolore che non si supererà mai,
ma comunque col quale lui cerca in tutti i modi di venire a patti. Ebbene, questa sarà la componente più profonda di questo romanzo. Non è tanto la descrizione di quello che accade materialmente. Ci sarà un momento in cui addirittura Tom si fermerà a salvare una donna che è uscita fuori strada con l'auto e che, grazie al suo intervento, non morirà assiderata, persa in mezzo a questi cumuli di neve che ormai sovrastano ogni cosa. Ma è il viaggio che Tom compie dentro se stesso. Sarà un processarsi senza attenuanti. E arrivare alla fine a comprendere che no, lui non poteva fare più di quello che ha fatto per salvare Daniel e che anche un genitore a un certo punto deve capire che quando un figlio si perde non è possibile a volte riuscire a recuperarlo, ma bisogna arrendersi all'evidenza. Si è perso perché malgrado tutto l'amore che ci abbiamo messo, ha voluto perdersi. Sarà questo il tema che viene preponderante in questo racconto e che a me è piaciuto molto. C'è chi l'ha trovato noioso perché ho letto critiche in cui dicono: ma in fin dei conti è sempre lui in macchina che viaggia. Sì, ma non è un viaggio soltanto materiale, non è un trasportarsi con un'automobile su una strada da un punto all'altro, è un viaggio soprattutto in maniera metaforica nella propria anima, nella propria storia, nel proprio vissuto. È un prendere un punteruolo, scavare fino in fondo al cuore, farsi male, ma alla fine liberarsi da questo peso opprimente. A me è piaciuto molto, e ripeto, è uno stile narrativo particolare, è quasi ipnotico. Fa sentire il lettore come se fosse lui stesso in quest'auto chiusa, sempre in mezzo alla neve. Immaginatevi, no? Il silenzio ovattato che crea la neve quando cade e il rumore di questo tergicristalli che va avanti e indietro, che fa quasi addormentare, eppure Tom ha un pensiero: arrivare da Luke, il figlio che non sta bene, e riportarlo a casa, perché riportare a casa Luke vorrà dire riportare a casa anche se stesso e riportare soprattutto la luce e l'amore in una famiglia che si sarà finalmente ritrovata non solo per una festa come quella del Natale, ma proprio si sarà ritrovata come nucleo compatto e unito dall'amore. È un libro molto bello, io ve lo consiglio caldamente. Vi ridò gli estremi: David Park nella Tormenta, casa editrice Bollati Boringhieri. Sono 173 pagine. Il prezzo di copertina è di 16,50 euro. In formato elettronico lo trovate alla meravigliosa offerta di 1,99 euro. Quindi un'offerta da non lasciarsi scappare. Leggetelo perché ne vale veramente la pena. Con questo è tutto. Abbiamo dato inizio alla nuova stagione di recensione. Un bacione, grazie di esserci e un arrivederci a presto.